Buonasera a tutti ragazzi, oggi è una giornata di grande spacchettamento, quindi subito andiamo a vedere che c'è un sacco di carte sul mercato. Come potete vedere Luis Alberto, ragazzi, andiamo subito ad offrire per tutti i Luis Alberto possibili proprio il minimo scarto. Perché? Perché andiamo subito, dopo che offriamo per massivamente per Luis Alberto a scarto, andiamo subito negli obiettivi di mercato. Vedete, guarda, 2-3 più 2004, ottimo. Luis Alberto 2004 glielo offriamo pure. Andiamo a vedere qua, 1007, 1008, 1008. E andiamo così, raga, offriamo tranquillamente, ne prenderemo alcuni a di più, altri a di meno, ma a questi prezzi non si lascia un 84, perché ragazzi lo troverete raramente poi a questi prezzi, a 2000, 1600, 1100 eccetera eccetera eccetera. Cerchiamo di prenderne il più possibile. Cerchiamo di prendere il più possibile e poi cambiamo ovviamente nome. Ad esempio abbiamo visto adesso Luis Alberto, poi ci spostiamo su Zlatan Ibrahimovic. Ma qualsiasi, ragazzi, qualsiasi 84 vi viene in mente va bene. Gli offrite lo scarto e poi andate a seguire le aste. Offrite lo scarto e poi andate a seguire le aste. Ne abbiamo già presi diversi, ora andiamo a prenderne altri. Mi viene in mente Tadic, Kostic. Tipo Tadic, poi c'è Kostic. Anzi, vedete, offriamo per tutti. Dopodiché ci buttiamo negli obiettivi. Dopodiché ci buttiamo negli obiettivi. E andiamo a vedere subito i risultati di queste offerte. Abbiamo preso un altro Luis Alberto. Scartiamo gli scaduti e andiamo a vedere 2000. Ok, 2100 mi sta bene. E da 2100 siamo già avanti per qualche Tadic, c'è Zlatan 1008. E ragazzi, offriamo così. Vedete che la maggior parte ha un prezzo comunque molto vantaggioso. Li prendete senza dubbio, proprio senza dubbio ne riuscite a prendere diversi. L'importante è starci dietro. Ora io vi ho fatto vedere, guardate, questo 10.000 senza volere l'hanno preso. Io vi sto facendo vedere giusto il modus operandi, io ne ho già presi diversi, poi sta a voi usarlo. Più ci state dietro, più riuscite a prendere i giocatori. Un altro metodo molto simile sono i giocatori if, metterci qua a scarto. Dove? Metterci qua a scarto, come vedete appaiono e subito li andiamo tranquillamente a prendere. Io ovviamente vado nell'altra schermata che mi ci trovo meglio per fare gli sniping. Vado qui, rimetto 9.008, ragazzi, giornata di grande spacchettamenti, quindi vedete subito, peccato per pochissimo. Comunque ne appaiono davvero a valanghe, ragazzi, valanghe di player, soprattutto allo scadere dell'ora, quindi 19, 20, 21, 22, perché la gente spacchetta quello che esce nel negozio. E soprattutto, ragazzi, venerdì alle 19 avremo di un ancora spacchettamenti impressionanti, forse ancora a prezzi più bassi, quindi mi raccomando. Cacchio, non stavo guardando la registrazione, non ho visto che era apparso un player. Quindi mi raccomando, ragazzi, non fateveli scappare. Vedete, 9-7 l'abbiamo preso. Abbiamo la lista trasferimenti strapiena di gente. Come vi dicevo, sto prendendo 84, 85, 86 proprio a prezzi bassissimi, quindi non me li sono fatti scappare. Quindi andiamo ancora qui. Un altro scappato per poco. Ancora. Ok, preso. Ragazzi, vedete, questo qui è l'altro metodo per andare a prendere giocatori, quindi giocatori overall alti. Stessa cosa, overall alti a sniping.
stessa identica cosa, ci mettiamo qui, rivediamo Luis Alberto giusto perché è quello che usiamo spesso, ma io vi dico anche usatelo per Hummels, Di Maria e tutti quanti, anche overall più alti dell'84, ma tipo ad esempio Luis Alberto vi piazzate qui a 2.5, a 2.5 e iniziate a sniperare. Beh, guardate, questo a 2.000 purtroppo ci è scappato, oggi ne abbiamo preso uno anche a 1.008, ma a 2.000 ci è scappato, ma continuiamo tranquillamente perché tanto appaiono. Poi vi ripeto, a cavallo delle ore appaiono molto più frequentemente. Guardate, 2.000, no, pensavo di averlo preso, perché non si è premuta la X? 2.000 ancora, avete visto che era apparso, ma ne appaiono davvero tanti e non siamo neanche a cavallo dell'ora. 2004 l'abbiamo preso. E così via, ragazzi. Poi ovviamente se cambiamo nome senza problemi, andiamo su ad esempio su Kostic come abbiamo visto prima, ma ovviamente ragazzi gli 84 potete usarli tutti, stessa cosa gli 85, gli 86, gli 87, non vi andate su 83, 82 che non ha senso, andate su questi overall più alti, davvero ci farete tanti crediti, cominciate a metterli da subito, guardate il video di ieri per capire come mettere in vendita i giocatori. E oltre a questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche oggi avete trovato qualche toti, perché noi su 40 pacchetti non vi dico cosa è uscito perché lo vedrete o domani o dopodomani, appena faremo il secondo spacchettamento, poi farò un video unico. Detto questo, ragazzi, grazie mille come sempre, ci vediamo domani con il prossimo video e con la live, se riesco anche stasera, ci sentiamo più tardi sui social. Ciao ciao ragazzi!